Adesso è martedì 26 novembre, qui da Piazza Oreste Tomasini dal Too Much per la Roma 24 e per Baracca 24, questo terzo pareggio consecutivo. Alessandro Paglia, ben trovato. Ciao Dario Bersani, siamo come coperti, calmati. Come andiamo, Roma, Dario? Non andiamo bene. Dici. Non andiamo bene, se è interrotta questa magia, se è inceppato qualcosa nel meccanismo Roma, ma se qualcuno pensa che in questo luogo, in questa data, qualcuno suoni campane a morte no. per la Roma, si sbaglia di grosso. Perché? Alessandro Paglia. Perché anzitutto prego la regia di inquadrare lo score della Roma. 10 vittorie, 3 pareggi e una bella liquirizia. E 0 come sconfitte, quindi 0. Questo è il punto da cui, vabbè, allora abbracciamoci tutti insieme. Detto questo, no, la Roma fa 33 punti in 13 partite. Perché li fa? Perché li ha fatti, tutti sul campo. Forse ne meritava qualcuno in più, ma al di là di quello, sta facendo un cammino straordinario. Bisogna chiedersi cosa vuole la Roma da questo campionato per capire se si deve essere delusi. La Roma da questo campionato voleva tornare in Europa, è ampiamente in corsa per un tranquillo posto in Champions League. Oggi i numeri dicono questo. Addirittura un tranquillo posto in Champions League. È chiaro, Alessandro l'ha detto ieri proprio Sabatini, perché mister Garcia ha parlato di vittoria mancata per puro caso. Dice è stato un risultato casuale. Le 10 vittorie, 3 pareggi, noi dobbiamo mettere in risalto le cose positive. La Roma se l'ha chiesto, si è interrogata, non è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato e si è trovata a gestire, non perché gli abbiano regalato, dei numeri molto importanti, dei numeri mai riscontrati in Italia, ad esempio nelle prime 10. Esattamente. E poi bisogna stare calmi e con molta serenità, analizzare questo momento che vede la Roma priva fino a ieri di praticamente tutto l'attacco. È tornato Gervinho, che non poteva stare ovviamente al 100%. È andata più volte vicino al gol del vantaggio col Cagliari. È stata la classica partita, secondo me, che se segni dopo, ma non si può, ragazzi. Cioè, la Roma è seconda in classifica dietro una squadra che fa il record dei propri punti negli ultimi 3 anni. La Juventus di Conte ha 2 punti in più del suo record, che era dell'anno scorso, e la Roma resta a 1 punto. Da questo bisogna ripartire. Fossero stati distribuiti diversamente, è chiaro, questi 3 pareggi non ne staremmo qui a parlare come se fossero delle sconfitte. Invece è giusto, credo sia troppo, sottolineare così. E adesso basta, però basta, perché miglior difesa d'Europa, dai. E continua a passare a bombola del gas e si suicida. Cioè, la Roma è la squadra più forte d'Europa dal punto di vista difensivo. Assolutamente. Che poi manchino dei punti e non si può avere la perfezione. Noi proviamo a tirarci anche un po' su, naturalmente, cioè, stiamo un attimo facendo delle cose. Ma assolutamente fermata. Questo, prego, sì. Buongiorno. I fiori dopo. Buongiorno. Un secondo momento. Sì. È un punto guadagnato in chiave Champions League. È guadagnato. Napoli ha perso. Il Napoli sta andando male, io non so. I risultati li so, del sabato e della domenica. Ha guadagnato dei punti sulla Fiorentina, sul Napoli, sull'Inter, non ne ha persi. Stai sereno, non è successo niente. Anzi, ripeto, la Roma oggi può dire tranquillamente: fino alla fine del campionato me la posso giocare per la Champions League. Poi a gennaio si decide se questa squadra vuole lottare per lo scudetto o per la Champions League. È ovvio che una rosa che ha 11, 12, 13 al massimo giocatori importanti non può sperare che non si faccia male nessuno, che non ci siano squalifiche. Questa è la cosa più preoccupante, l'aspetto fisico. Ieri, dopo 15 giorni della sosta, la Roma ha giocato senza coppe, quindi 12 partite fino a ieri di campionato. Non ci aspettavamo una squadra con questo deficit dal punto di vista psicofisico alla ripresa. No, però ci sono giocatori, vedi Strootman, vedi De Rossi, vedi Pjanic, anzi De Rossi no, le ultime due, che comunque quando c'è la sosta giocano anche in nazionale. Strootman alla fine, fino adesso, ha fatto tutte le partite tranne una in nazionale. Non puoi pensare di non perdere dal punto di vista fisico qualcosa. Ecco perché a gennaio, se si vuole pensare di giocare, ma quello è disperato, perché non si può stare. Ma tu non avresti firmato adesso per stare così? Dopo 3 pareggi prima di Roma, di Livorno-Roma, non avresti fatto vattene. Ma che vada a suicidarsi. Restiamo anche
anche forti del fatto qui, siamo qui, parte, siamo qui, stiamo anche forti del fatto che la Roma ha trovato un portiere, ed è un portiere vero, ed è un portiere forte, perché l'avresti persa l'anno scorso con l'avresti sicuramente persa, ma io dico anche con il Sassuolo avresti rischiato di perdere. Ha salvato la Roma in alcune circostanze, no, bisogna ripartire dalle cose positive, quel 3 c'è lui dentro. E per rendimento il portiere più forte della Serie A in questo momento, sì, assolutamente sì. E allora noi ci abbiamo provato, magari non ci saremo riusciti, non lo sappiamo, ma aiuto. Si riparte da Bergamo. Convince in 3 secondi che ancora non è possibile. La Roma a Bergamo deve fare la Roma e vincere, perché se fa la Roma vince e vincerà. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, adesso è martedì 26 novembre, qui da Piazza Oreste Tomasini, dal Too Much per la Roma 24 e per Baracca 24, questo terzo pareggio consecutivo. Alessandro Paglia, ben trovato. Ciao Dario Bersani, siamo coperti, col freddo. Come andiamo, Roma, Dario? Non andiamo bene, se è interrotta questa magia, se è inceppato qualcosa nel meccanismo Roma, ma se qualcuno pensa che in questo luogo, in questa data, qualcuno suoni campane a morte per la Roma, si sbaglia di grosso. Perché? Alessandro Paglia. Perché anzitutto prego la regia di inquadrare lo score della Roma. 10 vittorie, 3 pareggi e una bella liquirizia. E zero. Come sconfitte, zero. Quindi è zero. Questo è il punto da cui, vabbè, allora abbracciamoci tutti questa insieme. Questa è la cosa più preoccupante, l'aspetto fisico. Ieri dopo 15 giorni della sosta, la Roma ha giocato senza coppe, quindi 12 partite fino a ieri di campionato. Non ci aspettavamo una squadra con questo deficit dal punto di vista psicofisico, no, alla ripresa. No, però ci sono giocatori, vedi Strootman, no, vedi De Rossi, vedi Pjanic, anzi De Rossi no, le ultime due, che comunque quando c'è la sosta giocano anche in nazionale. Strootman alla fine, fino adesso, ha fatto tutte le partite tranne una in nazionale. Non puoi pensare di non perdere dal punto di vista fisico qualcosa. Ecco perché a gennaio, se si vuole pensare di giocare, ma quello è disperato, perché non si può stare. Ma tu non avresti firmato adesso per stare così? Prima di Roma Livorno Roma, non avresti firmato. Ma che vada a suicidarsi. Restiamo anche forti del fatto qui, siamo qui, parte. Siamo qui, stiamo anche qui, e poi bisogna stare calmi e con molta serenità, analizzare questo momento che vede la Roma priva fino a ieri di praticamente tutto l'attacco. È tornato Gervinho, che non poteva stare ovviamente al 100%, è andata più volte vicino al gol del vantaggio col Cagliari. È stata la classica partita, secondo me, che se segni dopo, ma non si può, ragazzi, cioè, la Roma è seconda in classifica dietro una squadra che fa il record dei propri punti negli ultimi 3 anni. La Juventus di Conte ha 2 punti in più del suo record, che era dell'anno scorso, e la Roma resta a 1 punto. Da questo bisogna ripartire. Fossero stati distribuiti diversamente, è chiaro, questi 3 pareggi non ne staremmo qui a parlare come se fossero delle sconfitte. Invece è giusto, credo sia troppo, sottolineare così. E adesso basta, però basta, perché miglior difesa d'Europa e continua a passare a bombola del gas e si suicida. Cioè, la Roma è la squadra più forte d'Europa dal punto di vista difensivo. Assolutamente. Che poi manchino dei punti. Detto questo, no, la Roma fa 33 punti in 13 partite. Perché li fa? Perché li ha fatti, tutti sul campo. Forse ne meritava qualcuno in più, ma al di là di quello, sta facendo un cammino straordinario. Bisogna chiedersi cosa vuole la Roma da questo campionato per capire se si deve essere delusi. La Roma da questo campionato voleva tornare in Europa, è ampiamente in corsa per un tranquillo posto in Champions League. Oggi i numeri dicono questo. Addirittura un tranquillo posto in Champions League. È chiaro, Alessandro l'ha detto ieri proprio Sabatini, perché mister Garcia ha parlato di vittoria mancata per puro caso. Dice è stato un risultato casuale. Le 10 vittorie e 3 pareggi, noi dobbiamo mettere in risalto le cose positive. La Roma se l'ha chiesto, si è interrogata, non è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, e si è trovata a gestire, non perché gli abbiano regalato dei numeri,
dei numeri molto importanti, dei numeri mai riscontrati in Italia, ad esempio, nei primi 10. Esattamente. Non si può avere la perfezione. Noi proviamo a tirarci anche un po' su, naturalmente stiamo un attimo facendo delle cose qua, ma assolutamente fermata. Prego, sì. Buongiorno. Grazie. Sì. È un punto guadagnato in chiave Champions League. Napoli ha perso. Il Napoli sta andando male, io rispondo, i risultati li so del sabato e della domenica. Ha guadagnato dei punti sulla Fiorentina, sul Napoli, sull'Inter non ne ha persi. Stai sereno, non è successo niente. Anzi, ripeto, la Roma oggi può dire tranquillamente: fino alla fine del campionato me la posso giocare per la Champions League. Poi a gennaio si decide se questa squadra vuole lottare per lo scudetto o per la Champions League. È ovvio che una rosa che ha 11, 12, 13 al massimo giocatori importanti non può sperare che non si faccia male nessuno, che non ci siano squalifiche.